Benvenuti in questo video, sono Johnny95 e questo è God of War. Allora, breve introduzione a quello che stiamo per affrontare, perché siamo entrati nella luce e ci ha portato in questo mondo che sembra il passato. Si sente anche la voce di Atreus, sembra il passato della storia dei personaggi principali. Quindi adesso noi scopriremo come quella succederà in questa luce, e perché l'ascia l'abbiamo abbandonata al figlio. Quindi non ce l'abbiamo per combattere. Quindi penso che non ci siano combattimenti, ma una sorta di ricordi particolari. Comunque, prima di andare avanti, volevo dirvi questa cosa importante. Quindi guardate il video, mi raccomando, perché vi dico queste cose importanti, ve le dico anche in ritardo. Ma sto registrando adesso questi episodi, quindi le sto registrando il giorno di Pasqua, questi 50 minuti di episodio. E serie di episodi che poi vi aspetto in 10 minuti, in modo da essere molto più facile da guardare. Io praticamente da Pasqua, proprio esattamente da quando sto registrando questo video qua, inizierò a caricare, anzi ho iniziato il giorno prima, sabato, perché avevo Minecraft da parte, quindi ho detto carichiamo anche Minecraft, visto che da un po' che non lo caricavo sul canale, che l'avevo lì da un po' nello slot galleria. Quindi ricordatevi che Minecraft l'ho registrato prima di. L'anno scorso l'ho registrato praticamente. Quest'anno non ho toccato Minecraft praticamente. Quindi non so più niente di Minecraft. Quindi dopo faremo delle live. E non so se questo verrà dopo le live, non so. Vedrò, perché le live in questo momento saranno complicate da fare. Per il semplice fatto che da adesso in poi, da domenica, cioè oggi da Pasqua praticamente, e io vi caricherò due video al giorno. Quindi al live non so se ci sarà in mezzo. Se ci sarà è perché avrò bisogno di fare una live, quindi farò live. Però sinceramente non so se riuscirò a farci stare una live in mezzo ogni tanto. Magari forse di domenica, ma non ne sono sicuro. Perché considerate che io da martedì, cioè 2 giorni dopo Pasqua, forse comincio a fare i pomeriggi, un po' di pomeriggio, e quindi arriverò a casa alle 16, quindi vi caricherò il primo video alle 16, il secondo video alle 19. Quindi devo pensare a tutti e due i lavori, è un casino. Quindi mi raccomando, voi supportate il canale con un like, un commento, condividete, iscrivetevi, perché è fondamentale. Non servirà molto a voi, ma a me fa molta differenza. Io mi sto impegnando per portarvi sia questo che badare all'altro lavoro e portarvi due video, cioè vi porto due video, perché non ci sto con la serie, perché questa spiegazione sta durando 3 minuti, perché non adesso anche 4 secondo me. Comunque non è perché praticamente questo gioco mi scade adesso da Pasqua, in contata con data da Pasqua, 148 giorni circa, fino al 24 agosto. Quindi non so quanto mi duri, voglio anche portarvi le live su God of War e delle difficoltà successive. Quindi non so quanto mi duri il gioco. Sono tanto che sto facendo pochi passi, poco avanzamento nella storia. E sto registrando molto. Quindi non so quanto duri effettivamente questo gioco. Vi sto caricando sul canale tutto quello che faccio. Perché io il modo in cui ho per caricare sul canale è caricare tutto quello che faccio. Molti editano, tagliano pezzi, e secondo me toglie molto gameplay. Quindi io voglio tenervi tutto attaccato insieme. Vi darò 10 minuti, 10-20 minuti a episodio, e ve le farò due al giorno. Magari dal lunedì al venerdì vi farò due episodi di God of War. Il sabato God of War e Minecraft, finché non ho finito gli episodi di Minecraft registrati l'anno scorso. E domenica God of War e Fortnite, il solito episodio di Fortnite. Proprio se mi carico prima God of War e poi Fortnite, perché God of War viene prima. È la mia serie principale tuttora, perché sto caricando quella. Anche se ci sono serie da telefono che ho messo da parte apposta per fare God of War e altri giochi col PlayStation Plus che mi scadono ad agosto, quindi devo portarveli tutti. FIFA 22, Rogue Galactic, Medo Medan, Persona 5 Strikers, vi devo portare questi giochi qua. Poi insieme a FIFA 22 porterò anche Rocket League, però questo sarà un discorso a parte. Cercherò comunque di portarvi tutto e voi fate la vostra parte e date il vostro contributo dando un like o un commento, perché è importantissimo. Detto questo, andiamo avanti, perché ho spiegato in 5 minuti ed è l'ora di andare avanti, ma questo è fondamentale da spiegarvi. C'è la Treus qua?
andiamo avanti. Questo episodio lo chiamerò co come, come cambieranno le. Comunque non c'era niente da raccogliere qua, secondo me, perché siamo stati niente. Anche la sacchetta della cenere della madre è andata. Devo andare verso la luce. È andata verso. Cioè, è andata via No, è rimasta qua. Come? No, c'era ancora la borsetta. Boh, non so, prima nell'immagine dello scorso video si è ricordato che la borsa si era spostata via da sola. Come se fosse la madre che fosse ancora viva e sta interloquendo nella discussione, va bene, le cose. Ok, lì c'è la luce, qua c'è un tronco, non possiamo passare, la vedo qualcosa di luminoso, ma non capisco cos'è. Quindi per questo che vi sto registrando un altro episodio dopo averlo registrato sabato, ve lo registro anche domenica, il giorno di Pasqua, invece di fare vacanza, riposarmi a Pasqua, io vi registro un episodio, cioè un po' di episodi, perché registro 50 minuti, 50 un'ora, dipende da quanto ho fatto l'intro. E va bene, andiamo avanti. Però i corvi ci sono. Ma li ammazzo! Li ammazzo se li pesto! Oh, omicidio di corvi. Vabbè, non pestiamo i corvi, che non vorrei mai che c'entrassero qualcosa con la storia. Ah, è la casa, è l'inizio. È l'inizio del viaggio. Basta, finita la serie. Cioè, siamo all'inizio del viaggio e non faremo due episodi al giorno. No, vabbè, dai, andiamo avanti. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato. Una Io nave. sono forte, sono intelligente, non sono come pensa lui. Io lo so. Oh, che succede? E qua siamo al lago dei Nove. Lui non mi parla, lui non mi insegna niente. Doveva morire lui, mi senti? Lui non te. Succede? Stiamo vivendo i nostri pensieri. Ci sono i pesci, anche i pesci possono morire. No, i pesci non possono morire. Qua non c'è niente. Torniamo sempre in giro. Non dico succede. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrebbe. Adesso con questa sezione ricordi forse Kratos sarà migliore come padre. Chi lo so. Ci arrampichiamo. Oh, un altro pezzo. Stiamo salendo la montagna. Se ci proverà, io ci provo. Ma se non lo farà, ti prego, Thor. Lo so che ci sei. Atreus. Questa è di nuovo casa nostra. Ciao Atreus, bello vederti anche qui in questi ricordi, però io devo andare verso la porta, quindi devo andare avanti. Ancora, e non finiscono i ricordi. Secondo me vi metto questo episodio di ricordi tutto insieme, anche perché ho fatto l'intro, secondo me vi metto tutto insieme. Farò 55 minuti e farò 15 minuti di questo episodio e poi farò. Andiamo sul ponte. Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo! Sono stato via pochi! Che cavolo? È passato un sacco di tempo qui fuori! Momenti! No! Sei stato via per tanto! Tanto tempo! Io non sapevo cosa fare! Mi hai lasciato solo! Di nuovo! Di meno ti importa! Io
Ma è impossibile. Tutto da sole hai fatto? Spero tu abbia ciò che volevi. Sì, sì. Guarda, ecco l'uscita. Ma non c'è luce per creare un buco. Siamo in trappola. E la corda della strega è in. Ok, allora. Abbiamo vissuto una fase di ricordi, penso che riusciremo a ridurre in un episodio solo. E siamo stati via tanto rispetto alla Terra. Cioè, il tempo là dentro nella luce passava molto più lentamente, si vede che nella realtà comunque. E non ci torniamo più perché passa troppo veloce, insomma.